Mister, oggi un test più impegnativo contro una squadra di C, la Recanatese. Come valuta la prestazione della squadra e che progressi ha visto rispetto alla partita di Porto San Giorgio? Allora, secondo me ci sono due analisi diverse, distinte da fare, nel senso che secondo me sotto l'aspetto tecnico-tattico la squadra è cresciuta ancora, perché ha creato veramente tanto, ha manovrato, ha concesso anche poco, però per assurdo abbiamo preso due gol non per fase difensiva fatta male, ma per fase di possesso, nel senso che in queste prime amichevoli abbiamo subito tre gol e praticamente tutti e tre li abbiamo creati in fase di possesso nostra, quindi vuol dire che su questo devo lavorare assolutamente molto meglio. Però se invece analizzo poi il resto della prestazione al di là del risultato, che è vero perché un amichevole non conta, ma conta. Nel senso che secondo me nel precampionato bisogna allenare anche la mentalità del risultato che esula un pochino dalla tattica e quindi oggi sotto questo punto di vista non siamo stati perfetti, anche se la squadra, la cosa che mi è piaciuta è che non ha mollato fino all'ultimo minuto per continuare a provare a non accettare questo risultato. Fra una settimana c'è il primo impegno ufficiale di Coppa a Verona. Come sta la squadra fisicamente e come preparerete quell'impegno? La squadra man mano sta migliorando, sta crescendo in velocità, stiamo cambiando i lavori, chiaramente stiamo accorciando con le distanze, cercando un po' più di frequenza e di lavorare sulle velocità. E arriveremo a questa partita di Verona, sicuramente una partita complicata contro la squadra di Serie A, ma quando scendiamo in campo dobbiamo avere sempre un obiettivo che è quello del risultato, al di là della forza dell'avversario. E quindi pretendo che anche Verona, la squadra, abbia una mentalità. Magari anche sbagliare qualcosa di più sotto aspetto tecnico-tattico, ma avere mentalità da risultato un po' più forte. Qualche giorno fa è stato ufficializzato il ritorno di Giovane. Come valuta questo innesto a centrocampo, ma anche un innesto che può andare anche in difesa? Quindi dove lo vede? Meglio dietro oppure a centrocampo? Ma lui nasce centrocampista mezzala o interno. Quindi quella è la sua natura. Poi è un giocatore duttile perché è molto intelligente sotto aspetto tattico, può giocare anche esterno basso, può giocare davanti alla difesa. Questo ci aiuterà magari nei momenti di emergenza, però sicuramente l'idea principale è di farlo giocare nel suo ruolo naturale.